Registra, ok. Poi cambiamo schermata insegnante. Entra gestione. Entra in aula. Patente AIB, siamo qua, siamo all'ultima parte. Quindi classificazione dei veicoli senza motore, ok? Quindi codice della strada, identifica come ve i veicoli sono tutti, eh? Dai carretti a mano agli autotreni, autocarri, autobus, motociclette, sono tutti veicoli. E poi vengono contraddistinti in base alle varie categorie. La prima che il codice della strada prende in visione sono i carretti, quindi le carriole, piuttosto che il carretto di quello che vende le castagne, piuttosto di quello che porta la frutta al mercato. Veicoli spinti a braccia o tirati a braccia, quindi potrebbero essere anche quelli che si tirano. Comunque hanno una trazione umana. Il segnale che contraddistingue per il divieto d'accesso a questi veicoli. Ecco, la grafica che troviamo, quindi i pittogrammi che troviamo sui segnali, sono stati realizzati proprio per rendere evidente, visibile, perché noi teniamo conto che stiamo guidando. Un minimo di velocità, 30, 40, 50 km/h, stiamo andando. Quindi, appena visioniamo i segnali, dobbiamo subito vedere l'immagine e di conseguenza tradurlo nel comportamento che dobbiamo attenerci. Di conseguenza sono abbastanza attinenti l'immagine a quello che effettivamente rispecchia la realtà. Quindi qui è evidente che abbiamo un carrettino spinto. Poi altri veicoli, sempre senza motore, sono i veicoli a trazione animale. Anche in questo caso la rappresentazione grafica è evidente. A Torino non ce ne sono più, in altre città ci sono, vai a Roma, vai a Firenze, vai a Lucca, quindi sono più che altro per il turismo, per fare il nostro giro della città, ti pigliano 50 euro, ti fanno fare un giro. Se sei con la fidanzata è più romantico, altrimenti chiaramente te lo puoi fare in bicicletta o a piedi di giro. Passiamo Assolutamente. sempre senza motore a quelli che conosciamo maggiormente, perché li utilizziamo, se non dico tutti i giorni, comunque con assiduità. E cioè le biciclette, sempre senza motore, perché per quanto adesso ci siano veicoli con il motore elettrico, sono equiparati proprio perché la potenza è minima, 0,25 kW, quindi è proprio una scorreggina, sono equiparati alle biciclette. Ok? Attenzione che sulle domande troverete la parola velocipede. Velocipede è la vecchia denominazione della bicicletta. Quando è stato fatto la bicicletta si chiamava velocipede perché? Perché le prime biciclette non avevano i pedali, erano fatte così, tranne pedale e catena, quindi si spingevano con i piedi. Per cui velocipede per quello, perché rispetto a uno a piedi andavano più veloci. Okay? Poi vengono equiparati sempre le nostre biciclette, abbiamo detto, quelle con motore elettrico, i tandem e anche i quadricicli. Ricordiamoci, quadricicli perché hanno una, due, tre, quattro ruote. Quindi quando parliamo di quadriciclo, potrebbe essere anche a motore, eh? Poi vediamo. Quando parliamo di quadriciclo, stiamo parlando di un veicolo con quattro ruote. Ok? La grafica anche qui mi aiuta perché è evidente una bicicletta. Già parlavo successivo. Vabbè, sì, partiamo con i veicoli adesso a motore. Iniziamo da un'informazione tecnica. Allora, tutti i veicoli che circolano a motore, quindi partiamo dai ciclomotori, le moto, motorini, autocarri, autobus, auto, tutto quello che è autocaravan, che ha una targa che quindi è immatricolato, è soggetto a revisione periodica. La revisione periodica, la prima si fa dopo 4 anni dalla data di immatricolazione del veicolo, quindi sulla carta di circolazione ci sarà il giorno, il mese, l'anno in cui è stato immatricolato. La prima revisione, cos'è la revisione? Il controllo delle parti, diciamo, più di sicurezza, quindi freni, le luci, tegi cristalli, tutto quello che riguarda la sicurezza del veicolo e il gas di scarico. Viene effettuata dopo 4 anni. Perché? Perché il veicolo è nuovo, quindi non ha gli organi eccessivamente dotati. Successivamente ogni 2 anni. Ok? Quindi questa domanda facilmente anche all'esame di guida la rifanno. Quindi ricordatelo, memorizzatelo, perché anche se avete finito l'esame di teoria, alcune domande relative alla teoria vi verranno poste poi anche alla guida. Quindi può chiedere, facendomi vedere il libretto, quando. Oh, Mosè, e chi è? Ok. Dicevo, l'esaminatore vi fa vedere la carta di circolazione e vi dice quando lo fa la revisione di questo veicolo? Se c'è scritto, ad esempio, 27 settembre del 2018,
Devo dire, la devo fare per 4 anni, quindi sono passati adesso 4 anni nel mese di settembre, però non il 27, perché ho tutto il mese di tempo, quindi dal 1 al 30 settembre io posso fare revisione. Dopo il 30 settembre praticamente non potrei più circolare, ok? Le revisioni successive ogni 2 anni. Detto questo, proseguiamo e qui abbiamo uno schema di quello che sono, vabbè, tutto quello che andiamo a vedere adesso, però non ci interessa perché lo vediamo direttamente con il singolo esame. Scusa, Partiamo dal Beppe, ciclo. posso... Beppe, scusami, ma la revisione, allora, se la devo fare ogni 2 anni e mi fermano che la revisione è scaduta per dire il 27 settembre, io ho tempo fino al 30 settembre per farla? Tu hai tempo Anche fino con... al 30 settembre, sì, perché la revisione si fa nel mese in cui c'è scritto sulla carta di circolazione. Allora, a me a Genova hanno fatto la multa a mio marito, la revisione è scaduta il giorno prima, ci hanno fermato il giorno dopo, sono andata a prendere mia mamma in ospedale, ma hanno fatto la multa. Pensa che No, roba. io la potrei contestare, a meno che il giorno prima era il 30 settembre, il giorno dopo era il 1 ottobre. Assolutamente no, era a novembre, era verso 21 novembre, dai. Io la potrei contestare perché hai tutto il mese di tempo. Insomma, ecco, perfetto, non ho capito, Ok? va bene. Sì. Bene, passiamo allora ai veicoli a motore. I più piccolini, che già a 14 anni, adesso non c'è più la moda del ciclomotore. Quando ero giovane io, il ciclomotore, il motorino era la prima cosa che a 14 anni uno voleva avere. Per cui se ne vedono pochissime. Una volta vicino alle scuole se ne vedevano tante, adesso è sparita. Anche perché una volta non c'era bisogno della patente, non c'era bisogno del casco, pigliavi il motorino e pronti via e te ne andavi. Adesso anche per i ciclomotori c'è bisogno di prendere la patente, quindi sono aggiunte delle spese. Che normalmente uno dice, vabbè, tanto 14 anni, non più il motorino, vado avanti. Comunque, nell'eventualità che lo dovessimo studiare, anzi, lo dobbiamo studiare, ricordiamoci, ciclomotore o cosiddetti motorini. Può essere, attenzione, tutti e tre, uno, due, tre, sono della famiglia dei ciclomotori, quindi sono dello stesso gruppo. Che abbiano 2 ruote, che abbiano 3 ruote, che abbiano 4 ruote, sono ciclomotori perché hanno tutte le stesse caratteristiche. Cilindrata 50 cm cubi, velocità 45 km/h. Li posso guidare a 14 anni con la patente AM, una patente che è più semplice rispetto a quella della patente B. Okay? Ricordiamoci che quelli a 3 ruote si chiamano tricicli perché hanno 3 ruote, quelli a 4 ruote, ciclomotore a 4 ruote o anche ciclomotore leggero. Quindi nel quiz, quando ricordiamo l'aggettivo leggero del mio, diciamo, nome, identifica un ciclomotore, ok? Quando invece c'è solamente la parola quadriciclo, non sono quelli leggeri, quindi devo avere già almeno 16 anni. Comunque, ricordiamoci, ciclomotore 2, 3, 4 ruote, cilindrata massima 50 cm cubi, velocità massima 45 km/h. Ok, secondo gruppo, sempre veicolo e motore, però non più ciclomotori, ma motoveicoli. Motoveicoli comporta la presenza di ben, diciamo, 3 categorie più i quadricicli. Comunque, il motociclo classico, ok, quindi va da 51 centimetri cubi, perché fino a 50 centimetri cubi abbiamo visto che è ciclomotore. Fosse già 51, ok, di cilindrata è già un motociclo. Non ha limiti di cilindrata, varierà, poi lo vedremo, a seconda della potenza, a seconda della velocità, la patente che lo posso guidare. Si va da 16 anni con la patente A1 per i 125, 18 anni la patente 2, 20 anni la patente 3, ma poi lo vedremo. Poi, adesso tanto stiamo facendo solo la classificazione dei veicoli, quindi non stiamo facendo le patenti, eh? Secondo veicolo che troviamo descritto nel quiz, motocarrozzetta, anche questo è un termine un po' desueto, vecchio. Cos'è la motocarrozzetta? È la moto col sidecar, quindi vedete che abbiamo la nostra motocicletta con agganciato questo contenitore per il trasporto delle persone. Poi, un altro veicolo che abbiamo già visto nei tricicli, però se vi ricordate, vi hanno detto triciclo leggero, perché fa parte dei ciclomotori. E non è leggero, è questo qui, detto anche Rappe, si chiama anche Rappe, quello che si usa anche nel mercato o quant'altro. Poi, sempre facente parte del motoveicolo, abbiamo il quadriciclo, non leggero, perché ricordiamoci, il suffisso leggero ci riferiamo ai ciclomotori. Se non c'è leggero, vuol dire che è decisamente più grande. Infatti questo può arrivare fino a 80 km/h. 16 anni e patente B1.
oppure il quadriciclo con carrozzeria aperta, quello che normalmente si chiama quad. Proseguiamo, quindi qua entriamo più nello specifico. Motociclo, la rappresentazione grafica è evidente. Veicolo a due ruote con motore, perché sennò sarebbe una bicicletta, se non avesse motore. Velocità superiore a 45 km e cilindrata superiore a 50 cm cubiche, e sono le caratteristiche dei motorini. Attenzione, per poter circolare in autostrada o nelle extraurbane principali deve avere una cilindrata superiore a 149 cm cubi. Se vi ricordate ieri che abbiamo fatto l'autostrada, l'abbiamo detto, non tutti i veicoli possono accedere all'autostrada. Infatti, come motocicletta deve essere una cilindrata di 150 cm cubi, ok? Quindi superiore a 149. Le patenti, secondo il tipo della moto, saranno la 1, la 2 e la A, però adesso non ci soffermiamo sulle patenti, che non è l'argomento della giornata. Età minima 16 anni. Può avere il cambio automatico? Sì, può avere il cambio automatico. Gli scooter, ok, hanno tutti il cambio automatico e sono classificati come motocicli. Poi, motocarrozzetta, quindi è composto dal motociclo più sidecar, anche in questo caso, vale lo stesso discorso che abbiamo visto ieri, limitazione per quanto riguarda l'accesso, 249 cm cubi, quindi posso accedere solo sui 250. Le patenti sono identiche, ma adesso non ci interessano. Triciclo, veicolo a tre ruote simmetriche. Perché fare questa distinzione? Perché non confonderlo con questo? Perché anche questo è un tre ruote, però sono asimmetriche. Cosa vuol dire simmetriche o non simmetriche? Simmetriche che le ruote tra di loro, tra questo, quella ruota che c'è dall'altra parte, e la ruota di qua, le distanze fanno un triangolo equilatero. Quindi sono simmetriche perché le distanze sono tutte uguali. Al contrario di questo, che qui le distanze sono decisamente diverse. Tra questa e quella davanti, quella di dietro è ancora più spostata, qui invece è molto più vicina. Quindi abbiamo un triangolo carino. Sì. Vabbè, no, isoscele, no, vabbè, non mi ricordo più. Comunque, non un triangolo equilatero. Ok? Quindi simmetriche il veicolo a tre ruote, considerato come triciclo. Velocità superiore a 45-50 la cilindrata, sempre le nostre patenti che in questo momento non ci interessano. Eccolo qua, quadriciclo non leggero, da non confondere con il quadriciclo leggero, perché il quadriciclo leggero abbiamo detto che è il ciclomotore, quattro ruote per quadriciclo sono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Velocità massima 80 km/h e da qui posso dedurre che non potrò andare in autostrada, non potrò andare sulle strade principali, quindi solamente in città o sulle strade secondarie. Potenza massima 15 kW, questo ricordatevelo, memorizzatelo perché c'è qualche domanda relativa alla potenza massima del quadriciclo. Patente sarà la patente B1 e l'età minima 16 anni. Quindi a 16 anni posso decidere di prendere o la patente A1 o la patente B1. Cambia il veicolo, chiaramente, che vado a guidare e fare l'esame. Velocità massima 80. Poi, con la patente A1, A2 o A, non sono limitato solamente a guidare le motociclette, ma con la stessa patente posso guidare anche le macchine agricole, quelle piccoline. Per intenderci, i trattori che vedete che puliscono i giardini, le aiuole, sono piccoline. A 16 anni lo posso già guidare. Attenzione, è un trattore piccolo, non è quello che si usa in campagna, infatti ha delle dimensioni minime. 4 metri a lunghezza, altezza, larghezza 1,60, altezza 2 metri e mezzo. Tonnellate, 2 tonnellate e mezzo. Ok? Basta già, a 16 anni lo posso già guidare. Come? Basta, domande. Mi sono fermato lì di tutto. Partiamo da casa. Mo Shen, che non so chi sia, Mo Shen. Mi senti? Ma c'è ancora? Ciao, sì. Sì, Ciao. Allora, Moshen, i motocicli hanno cilindrata, non so se ho detto giusto, eh? Il nome. ok, I motocicli giusto. hanno cilindrata superiore a 50 cm cubi. Giusto, Ok, sono nuovo, ma credo che è giusto. perché i ciclomotori, l'abbiamo visto prima, 50. I motocicli, abbiamo visto, sono cilindrata superiore, per cui è vero. Asia da casa. Là. I tricicli a motore sono veicoli, quindi sto parlando di veicoli a tre ruote, con motore di cilindrata inferiore a 50 cm cubi aventi velocità massima per costruzione fino a 45 km/h. No. Perché abbiamo detto i tricicli leggeri
sono equiparate ai ciclomotori 50 cm3. I tricicli senza il suffisso leggero sono quelli più alti, che sono 15 kW e hanno una velocità maggiore. Asia di nuovo, i motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote. Falso. Falso, perché se no sono tricicli o quadricicli, se hanno più di due ruote. Irene da casa, i tricicli a motore non sono soggetti a revisione periodica. Falso. Falso, ok. Anna, i tricicli a Ti motore vedo o sono... non ti vedo? Eh? Non vedo la domanda. Dimmi la domanda. I tricicli a motore sono veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 Cosa sono i ciclomotori? km/h. No, i tricicli, non ho detto tricicli Falso, leggeri. falso, falso. Come fai? Non ho detto tricicli leggeri, ho detto tricicli. Aspetta, che non vedo la domanda, non so che cacchio ha sto telefono, Beppe, guarda veramente, ne ho le palle piene. Allora, non leggo bene la domanda, Beppe. I tricicli, Passa avanti. I passo avanti, tricicli? a motore sono veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Non ti sto Vero, dicendo vero, vero. tricicli leggeri, ok? Vero, vero, vero. Alessandro, è consentito sostituire il dispositivo di scarico dei quadricicli leggeri per aumentare la velocità massima purché non si aumenti la cilindrata del motore. Detto in parole Falso. povere, falso, non si può fare nessuna modifica al motore, ok? Pena il penale, non dico il penale, ma 1.000 euro di multa ce l'abbiamo. Cristina, i tricicli a motore sono soggetti a revisione ogni 4 anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni. Vero. Vero? Davide, i motocicli possono essere dotati di cambio automatico. Vero. Vero? Anna è di nuovo rientrata. Samuele 2. I motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 cm cubi e sviluppano la velocità fino a 45 km/h. Falso, perché sono motocicli, non sono ciclomotori. Martina, i quadricicli leggeri ai fini della circolazione sono assimilati ai ciclomotori. Vero, perché sono leggeri, per cui esatto. Asia qui da me. Si definiscono motocicli solo i veicoli a due ruote di cilindrata fino a 125 cm cubi. Solo quelle due ruote fino a 125, o abbiamo detto senza esclusione di cilindrata? Ok, tutti. Non c'è un limite di cilindrata per i motocicli. Ok, Asia di nuovo. I quadricicli non leggeri a manubrio, quindi stiamo parlando del quad, e con carrozzeria aperta, possono essere condotti senza casco. Se è aperta, no. Asia di nuovo, ai fini delle circolazioni, i quadricicli leggeri sono assimilati ai motocicli leggeri. Leggeri, sono assimilati ai motocicli o ai ciclomotori, quadricicli leggeri? Sono equiparati, non sono della stessa famiglia. Falso, su con la voce, Asia, che non ti mangio. Vittoria. Le biciclette con pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario, infatti un motore piccolino, di potenza massima fino a 0,25 kW, sono definite ciclomotori. Falso, perché sono assimilabili alle biciclette. Ok. Roberto, i motocicli sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Ok? Silvio, la potenza dei quadricicli non leggeri è sempre inferiore o uguale a 15 kW. Non rispondete a casa. Samuele 1. I quadricicli non sono soggetti a revisione periodica. Falso. Bene, proseguiamo. Questa non ci interessa. Oh, eccola qua, che qui siamo già nelle cose più interessanti. Allora, veicoli a motore, autoveicoli, attenzione, non stiamo parlando della macchina, non stiamo parlando del camion, non stiamo parlando dell'autocaravan, ma stiamo parlando della categoria principale, quella che comanda tutti quanti, viene definita sul codice della strada autoveicoli, da non confondere quindi con l'autovettura, ok? Quindi quando parliamo di autovettura stiamo parlando di quello che normalmente ed erroneamente noi chiamiamo macchine.
Perché la macchina potrebbe essere la macchina da cucire, la macchina del caffè, la macchina per fare l'acqua gasata, sono tutte macchine. Il codice della strada la distingue in autovettura. Okay? Poi un altro gruppo sono gli autocaravan, quelli che noi normalmente chiamiamo camper, quindi attenzione, nel quiz mi parlerà di autocaravan, non di camper. Un altro gruppo sono gli autocarri, quello che noi erroneamente, ma in modo comune li chiamiamo camion, ma non esiste la definizione di camion sul codice della strada, quindi non lo troveremo mai. E stiamo parlando di autocarri, gli autobus che noi chiamiamo pullman, però sul codice della strada pullman non lo trovate. Il trattore stradale, da non confondere col trattore che si usa in campagna, perché questo è quello che viene utilizzato per agganciare un semirimorchio, che poi vedremo. Okay? Questa è una motrice, giusto? Esatto, è una matrice. E il filobus, che cos'è il filobus? È un autobus con l'alimentazione elettrica come il tram. Infatti vedete qui che c'ha le aste. Allora, fino a 40 anni fa, no, anche di più, 50 anni fa, a Torino c'era il filobus, addirittura c'era una linea che partiva da Piazza Statuto, faceva fino a Rivoli il filobus, alimentato elettricamente. Poi hanno pensato di togliere, adesso sarebbe utile perché chiaramente non inquina. Se andate a Milano li trovate, se andate a Roma anche mi sembra che ci siano, quindi non tutte ce l'hanno. Anche a Napoli li Anche trovo a ancora. Napoli, quindi a Napoli ci sono. A Torino, ripeto, c'erano, ma hanno cancellato. Attenzione, definizione generale degli autoveicoli ed è importante, sono veicoli a motore, perché sennò sarebbero dei giocattoli, con almeno quattro ruote, ok? Però, eccetto i quadricicli, per i quadricicli, abbiamo visto, fanno parte dei motoveicoli. Bene, andiamo singolarmente. Allora, autovettura. Quattro ruote è un motore, chiaramente, indipendentemente che sia elettrico, che sia alimentato benzina o gasolio, sempre un motore. Attenzione, 9 posti compreso il conducente, quindi la nostra autovettura può essere anche quelli che utilizziamo normalmente, che poi noi tutti quanti chiamiamo minibus. Ok, non è un minibus, ma è un'autovettura. 9 posti, quindi 8 posti più chi guida. Basta la patente B, basta 18 anni. Autocaravan, i nostri camper, veicolo adibito permanentemente all'alloggio e al trasporto di persone. 7 posti, in questo caso massimo, compreso conducente. Ok? Non può essere più grande. Anche questo, 4 ruote, un motore, patente B, fino a 3,5 tonnellate. Attenzione, per 3,5 tonnellate si intende la massa complessiva a pieno carico. Che cos'è la massa complessiva a pieno carico? È il peso vuoto, quindi il peso senza niente del mio autocarro, più le persone che sono dentro. Quindi se ci sono 7 persone che pesano 50 kg, 7 per 5 35, già lì abbiamo 350 kg. Quindi dobbiamo togliere dalle 3 tonnellate e mezzo, ok? Quindi come massa complessiva pieno carico fino a 3,5 tonnellate che sono autorizzato con la patente B, posso guidarlo. Se fosse un peso superiore, devo prendere la patente C. Attenzione, è vietato stare in piedi durante la marcia, quindi tutti belli seduti e tutti assicurati con la cintura di sicurezza. Proseguiamo. L'autocarro o camion? Vuoi dirmi qualcosa? No. No, mi sono sbagliato, scusa. Veicolo adibito al trasporto di merci. Perfetto, non possiamo caricarci le persone. 4 ruote, siamo d'accordo. Che succede? Ho fatto vedere il pasticcio. Ah, vai via te. Come ti tolgo? Ah, ok. No, no. Ok. Quindi 4 ruote, motore, numero massimo di persone, 3 posti, dove i 3 posti? In cabina, 1, 2, 3. Dietro non posso caricare nessuno, compreso il conducente. Anche in questo caso, patente B fino a 3,5 tonnellate, sempre massa complessiva pieno carico, quindi la tara del mio veicolo più quello che l'ha portata. Quindi tutti i mobili che c'ho dentro più io che peso 70 kg. Okay? Altrimenti anche qui patente C. Autobus o pullman, veicolo adibito a trasporto di persone, sempre 4 ruote con motore, supera i 9 posti perché i 9 posti, avremmo visto fino a 9 posti, è l'autovettura superiore, quindi già 10 posti è già considerato un autobus. Patente D. Poi filobus, l'abbiamo accennato, veicolo con almeno 4 ruote e un motore elettrico, sempre lui adibito al trasporto di persone,
Anche in questo caso, se supera noi come 200, è un Firmus. L'alimentazione abbiamo detto che è elettrica come il tram, quindi non c'è un motore a gasolio o un motore a combustione. Trattore stradale. Il trattore stradale è il veicolo adibito esclusivamente al traino di semirimorchio. Quindi io qua non è che ci posso caricare i mobili, caricare le cassette, caricare la frutta, perché questa parte qua è esclusivamente utilizzata dal riagganciamento del mio semirimorchio. Ok? Quindi a questo veicolo qua ci aggancio un semirimorchio che è quello che avrà le ruote qua così. Semirimorchio perché metà rimorchio, il peso del metà rimorchio grava sulla matrice. Poi c'erano i rimorchi invece che sono staccati. Ok? Quindi da non confondere con le macchine agricole. Ok? Che il trattore stradale, il codice della strada identifica questi. Le macchine agricole sono quelle che si usano in campagna, che sono qua. Macchine agricole ce ne sono di due tipi, o gommate che hanno una velocità massima di 40 km orari, o cingolate che hanno una velocità massima di 15 km orari. Attenzione però, sì che possono circolare su strada a questa velocità, ma a quali condizioni? Devono essere immatricolate, quindi devono avere la targa, devono avere la carta di circolazione, perché se non sono immatricolate li posso solamente ed esclusivamente usare in campagna. Posti a sedere, uno o due, normalmente ce n'è solo uno che guida, non è che posso sedere qua, non mi siedo qua o sul parafango dove. Se ci sono due posti è perché sono in cabina, quindi tutti messi a posto con la cintura. Possono essere semoventi oppure trainate. Cosa vuol dire? Semovente è questo qui che si muove da solo. Trainata è che io ci aggancio qui il mio bel rimorchio. Trasporto agricolo, quindi ci sarà un rimorchio qua, ci aggancerò, vabbè, queste sono le ruote, che trasporto la frutta, trasporto le tame, ok? Quindi il rimorchio fa parte sempre delle macchine agricole. Poi macchine operatrici, che sono quelle che vediamo quando c'è un cantiere, ok? Sì, sono evidenti perché sono di colore giallo, proprio perché il colore giallo è quello predominante quando ci sono dei lavori stradali, perché si vede a distanza. Macchine operatrici che possono essere gli escavatori, le macchine di dozer, le pare gommate, ok? Anche in questo caso, come le macchine agricole, se sono gommate 40 km orari, se sono cingolate 15 km orari. Possono essere dotate di speciali attrezzature per esecuzioni di operazioni agricole, quindi possono avere il ripper dietro per scavare, possono avere la benna davanti, possono avere il braccio quando vedete che fanno gli scavi per i cavi della team, quindi hanno un braccio. Quindi sono utilizzati proprio ad uso lavoro, ok? Però rientriamo sempre nei veicoli motore autoveicoli, quindi vedete che la classifica, la partenza di autoveicoli comprende un mucchio di veicoli. E andiamo. Partiamo da Samuele 1. L'autobus viene classificato autoveicolo. Ok. Silvio, aspetta che spostiamo su. Le macchine agricole a ruote o a cingoli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto delle aziende agricole e forestali. Bene. Un'anticipazione, i cingoli possono essere, però devono essere di gomma, non possono essere di ferro come i carro armati, sennò rovinano tutti, quindi devono essere cingoli di gomma. Roberto, sulle macchine agricole e sui loro rimorchi è consentito il trasporto di persone in piedi? Assolutamente sì. Victor? Sì, falso. Persone in piedi, falso, no? Sì, falso, infatti. Ah, falso. Cioè. Vittoria, l'autoveicolo è un veicolo a motore con non meno di 4 ruote, eccetera, 4 e 5. Vero, l'abbiamo visto adesso. Vittoria di nuovo. Le autocaravan sono soggette a revisione periodica. La prima slide che abbiamo visto, che abbiamo detto, la prima dopo 4 anni, le successive ogni 2 anni, per cui è periodica, è vero. Asia da me, come patente di categoria B si possono guidare le macchine operatrici eccezionali. Allora, è falso perché con la patente B si possono guidare solo le macchine operatrici, quelle piccoline, non quelle eccezionali. Martina, le macchine operatrici possono essere semoventi o trainati. Vero, anche come le macchine agricole possono avere un piccolo rimorchio. Samuele 2. Le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento se immatricolate, certamente. Da casa Davide, gli autoveicoli sono tutti veicoli con almeno 2 ruote.
Falso. Falso, perché due ruote sono i motoveicoli. Perfetto. Cristina, si definiscono autovetture tutti i veicoli a motore che hanno la trazione posteriore. Falso. Falso, perché autovetture è la nostra auto, autoveicolo, può avere sia la trazione anteriore che la trazione posteriore, non ha importanza. Alessandro, le autovetture sono soggette a revisione ogni 5 anni. Falso. Falso, perché abbiamo detto 4 la prima, 2 anni dopo. Anna, le autovetture possono avere un motore elettrico. Vero. Beh, di moda adesso, ormai sono tutti elettrici, spingono tutti per avere un motore elettrico, certo. Irene, le macchine agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole. Vero. Vero, perché se sono macchine agricole è chiaro che servono per quello. Asia da casa, le autocaravan, camper, sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibite al trasporto e all'alloggio al massimo del numero di persone indicate nella carta di circolazione. Vero. Vero. Mosen, per condurre macchine operatrici è necessario essere titolari della patente di guida della categoria A. Falso. Falso, perché devo avere come minimo la B. Bene. E si procede. Allora, rimorchi e semirimorchi. Allora, per rimorchi o semirimorchi sono tutti i veicoli che non hanno un motore. Per cui sono tutti veicoli senza motore, come dice qui, destinati ad essere trainati da una motrice. Ok? Allora, nei centri abitati, una cosa importante, non devono essere lasciate, cioè non posso parcheggiare il lato del marciapiede, ma lo devo lasciare, quindi sono soggetto a sanzioni. Se io parcheggio il mio caravan o il mio rimorchio o il rimorchio delle moto, quello che ho, che è classificato rimorchio, davanti a casa, deve essere parcheggiato in un'apposita area. Sono privi di impianto di scarico, perché l'impianto di scarico cosa serve? Scaricare il gas della benzina che viene bruciato dal gasolio. Qui, non avendo un motore, è chiaro che non hanno un impianto di scarico. Allora, anche qui, attenzione, abbiamo la definizione leggeri. Allora, la definizione leggeri li dobbiamo abbinare al rimorchio che pesa massimo 750 kg, ok? 750 kg, anche qui, massa complessiva pieno carico, quindi il peso del rimorchio stesso, la tara, più tutto quello che ci metto dentro. Ok? Per intenderci, potrebbe essere un carrello per le moto, una ruota piccolina, ma proprio piccolina, piccolina, ok? Altrimenti supera 750 kg. Perché c'è questa definizione 750 kg? Perché hanno messo questo? Perché vedremo che con la patente B posso trainare un rimorchio fino a 750 kg senza avere nessun'altra patente. Quindi la patente B mi è consentito mettere il carrello, ad esempio, per le moto, mettere il carrello per la barca, no, perché lo super. Quindi cosa piccolina, ok? Dunque, e cioè, se la patente B non posso mettere il rimorchio di una barca? Cioè, allora, se io ho il gancio dietro la macchina. E se il rimorchio, attenzione, se il rimorchio pesa 750 kg, lo puoi trainare con la patente B, se no devi avere la patente BE. Ah. Ok? Quindi fino a 750 kg non hai bisogno della E. Se superi 750 kg, hai bisogno della E. Poi, essendo veicoli che circolano sulla strada, perché anche se sono trainati circolano sulla strada, abbiamo visto che tutti i veicoli che sono circolanti sulla strada devono essere immatricolati. Di conseguenza hanno una propria targa. Attenzione, anche qui, limite massimo di velocità in autostrada 80, sulle strade extraurbane 70. Attenzione, non solamente quelle extraurbane secondarie, ma anche quelle principali. Ok? Qualsiasi tipo di rimorchio, sia che sia un rimorchio delle moto, sia che sia un rimorchio per il retame, sia che sia un caravan, quando circolano su strada, 80 in autostrada, 70 sulle strade extraurbane. Ok, entriamo nello specifico. Attenzione che il codice della strada mi chiama caravan, quindi non troverete la ruota, ma troverete caravan. Ok, da non confondere con l'autocaravan, che l'autocaravan è una parola composta da auto, perché? Perché c'è un motore. Okay? Mentre il caravan è solamente senza motore, l'autocaravan è sempre un rimorchio, un veicolo adibito al trasporto delle persone.
però l'autocaravan è quello che c'è un motore, il camper, ok? Quindi iniziate a memorizzare bene le due differenze. Caravan, rugot, autocaravan, camper. Veicolo destinato all'alloggio delle persone, veicolo fermo, quindi quando sto viaggiando, che saranno in movimento, non ci possono stare delle persone dentro per motivi di sicurezza. Quindi tutti i veicoli, tutte le persone sono in auto. 80 e 70, fa parte dei rimorchi. Poi TATS è un acronimo trasporto di attrezzature turistiche e sportive. Quindi veicoli destinati al trasporto appunto di attrezzature turistiche o sportive che non devono essere soggetto di commercio, quindi roba mia personale, potrebbe essere la barca, potrebbe essere moto, potrebbe essere un'auto che ci corro, quindi tutto quello che è definito di mia proprietà e che mi serve per una mia attività, ok? Limite massimo di velocità, come per tutti i rimorchi, 80-70. Ricordatevi TADS, che appunto vuol dire appunto l'acronimo trasporto attrezzature turistiche e sportive. Semirimorchi, che è quello che abbiamo anticipato prima, viene agganciato al mio trattore stradale. Vedete semirimorchi, perché non è un rimorchio completo, ha solo le ruote nella parte posteriore. La parte anteriore sarà agganciato qui al mio trattore stradale, ok? Che è quello che abbiamo visto prima, per cui semirimorchio. Quindi veicoli dotati di proprio impianto frenante, per cui essendo pesante, mentre questi che sono leggeri a volte non hanno neanche i freni, bastano i freni della vettura perché non hanno un grosso peso. Questi qui che possiamo arrivare anche a 40 tonnellate, quindi delle bei bestioni, è chiaro che non avete dei freni, se no la gente quando frena non avesse i freni se ne va a spasso. Quindi destinate ad essere trainati solo dal trattore stradale, che è quello che abbiamo visto, limite massimo di velocità sempre 80 e 70. Eccezione, allora, è sempre un veicolo trainato, però essendo piccolo, al massimo sono 200 kg questo, ok? Quindi non ci posso caricare, ad esempio, i sacchi di cemento o i mattoni, ma viene utilizzato, siamo a posto? Ok, i soldi li hai presi? Ah, le cartelline? Hai già fatto tutto? Ah, ce ne sono poi ancora? Sì, ce ne sono poi ancora. Sì, ce ne sono ancora sul mobile. Buono, comunque ne è già distribuito, ho visto, o no? Ok, è un'altra cosa che dà un po' di più. Sì, quello va bene. Ah, l'hai già messi? Ah, ok. Perfetto. Al pomeriggio, 19 pomeriggio, perché al mattino l'abbiamo già completato. Ah, ok. Va bene. Ciao, a domani. Dicevamo, scusate l'interruzione, quindi carrello appendice. Ok, appendice, voi avete in mente l'appendicite, non è la stessa cosa, ok. Carrello appendice perché? Perché è una parte chiaramente che agganciamo, però non è considerata rimorchio, viene considerato parte integrante, come dice qui, parte integrante del veicolo. Proprio per questo non ha i limiti di 80 e 70, proprio per questo non è targato, quindi non avrà una sua targa, ma viene considerato la targa del veicolo che lo trae. Ripeto, ma sono quelli piccolini, 200 kg, cosa ci posso caricare qua? Ci posso caricare le valigie, le borse, la mia attrezzatura sportiva se faccio subacqueo, la mia attrezzatura da campeggio, quindi non posso utilizzarlo per trasportare le merci pesanti, quindi non è che ci posso fare un trasloco qua sotto, ok? Perché se no c'è il rischio che mi sequestrino la carta di circolazione. Però okay. Anche questo qui, Beppe, questo qui anche deve avere i freni, cioè io lo attacco alla macchina collegato con i freni. È piccolino, può anche essere senza freni questo, eh? Ah, e quello dietro, scusa, come fa a vedere se io sto frenando? C'ha l'impianto frenante perché è collegato, un impianto elettrico ce l'ha, non c'ha i freni, però c'è l'impianto elettrico con le luci. Ok, io volevo intendere l'impianto elettrico comunque. Tutte, sì, tutti i rimorchi hanno l'impianto elettrico, giustamente, certo. Perché devono avere il corrispondente delle luci dell'auto, quindi i freni, le frecce e le luci di posizione. Allora, complessi veicolari, cosa vuol dire complessi veicolari? Non stiamo parlando di gente che suona, ma di due veicoli, ok? Quindi prima abbiamo visto quelli singoli, poi abbiamo visto i rimorchi, adesso li vediamo assieme.
Nomi che dovete imparare a memoria, non ve li dovete confondere. Allora, iniziamo dal primo, l'autosodato. L'autosodato è facile ricordare perché è il 36, avete presente il 36. Quindi l'autobus con il soffietto in mezzo. Snodato perché? Perché permette proprio il soffietto. Se io quando ero piccolino, che ci andavo sopra, mi divertivo a stare qua e quando girava, giravo anch'io, ok? Non è un rimorchio perché non si può sganciare, però dato la lunghezza complessiva che siamo sui 18,75 m, viene considerato un complesso veicolare, ok? Patente quindi di E. Autoarticolato, semirimorchio, ok? Più trattore stradale, quindi autoarticolato. La differenza dell'autotreno è che sono, mentre qui c'è un trattore stradale e c'è un semirimorchio, qua c'è un autocarro e un rimorchio completo, quindi con tutte le quattro le ruote. Allora, per facilità e memorizzazione, abbinate all'autotreno al treno normale, quindi sapete che il treno c'è una locomotiva più un vagone e quindi sapete che stiamo parlando di un autocarro più un rimorchio. Autoarticolato, dovete memorizzare il nome perché è questa, diciamo, compresso qua. Autosnodato, ricordiamoci, lo snodo che c'è in mezzo. Detto questo, allora, veicolo destinato al trasporto di persone, siamo d'accordo. La parte posteriore non può essere staccata, se non in officina. Non viene classificato autotreno, però le velocità sono sempre le stesse, 80 e 70. Autoarticolato, veicolo destinato al trasporto di merci, la parte posteriore può essere staccata dalla motrice perché si stacca. Chiaramente prima di staccarla devo mettere gli stabilizzatori che me la tengano in piedi, se no mi cade giù. Composto da motrice, quindi il mio trattore stradale, questo qui, più semirimorchio, metà rimorchio. Ricordiamoci, troveremo spesso la definizione semi-carreggiata, metà carreggiata. Cosa abbiamo visto? Passaggio livello, semi-barriera, metà barriera, ok? Quindi la parola semi sta a identificare metà di tutto quello che c'è dopo. Allora, poi l'autotreno, ora, noi per l'autotreno, perché abbiamo, diciamo, sempre visti questi, consideriamo solo l'autocarro più rimorchio. Per il codice della strada, invece, tutto quello che c'è, una motrice più un rimorchio è autotreno. Quindi sarà un autotreno la mia autovettura più il carrello per le barche. Sarà un autotreno la mia autovettura più il caravan. Siamo sempre in presenza di un complesso di veicoli costituiti, come dice qua, da due unità distinte agganciate, delle quali una è la motrice, la mia auto, e una è il rimorchio. La parte posteriore può essere staccata dalla motrice. Velocità sempre 80-70. Ok? Bene, detto questo, andiamo. Samuele 1. Mi sembra qui. Io mi chiamo Giorgia, sono una donna. Genitore 1, genitore 2. Samuele 1. L'auto snodato non è classificato rimorchio. Vero? Non è classificato rimorchio. Abbiamo visto un secondo fa. No, autosodato, bon, perché il rimorchio è quello che si sgancia, l'autosodato invece è permesso che non si sgancia, ok? Samuele 1 di nuovo, i caravan, i roulotte sono rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio, vero? Silvio, i caravan, i roulotte sono rimorchi destinati esclusivamente al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, bravissimo. Roberto, i semirimorchi sono rimorchi privi di impianto frenante. Falso, semi rimorchi sono quelli che lanciamo i trattori stradali, sono grossi, eh? Roberto di nuovo, è possibile alloggiare nel caravan roulotte durante la circolazione? Falso. Vittoria, i caravan roulotte sono rimorchi destinati ai lavori agricoli. Falso, assolutamente. Asia qua, i rimorchi sono muniti di silenziatore. Hanno un motore rimorchi. No? Quindi silenziatore non mi serve, okay. Asia di nuovo, qua da me. I rimorchi e i semirimorchi sono veicoli privi di motore destinati ad essere trainati. Bene, ok. Martina, i rimorchi leggeri sono quelli di massa massima pieno carico fino a 500 kg?
falso, coraggio, perché sono fino a 7,50, bravissimi. Samuele 2, i carro non ruot sono muniti di targa. Certo, perché tutti i rimorchi vanno a targa. Da casa Davide, il caravan non è un rimorchio. Vero. Bravo, e che cos'è allora? Hai motore? No. Dai, Davide di nuovo, l'autocaravan non è un rimorchio. Non so cosa rispondere. Allora, vero, se questo è falso, che il caravan è la mia ruota, l'autocaravan è camper, quindi se questo è falso, di quello è vero. Questo è vero, ok. Cristina, ricordiamoci: l'autocaravan è camper, il caravan è la ruota. Caravan non c'è il motore, autocaravan proprio perché c'è la parola auto, c'è un motore. Cristina, i rimorchi leggeri sono quelli di massa massima pieno carico fino a 750 kg. Falso. Cristina, i caravan ruot sono utilizzabili come alloggio solo con veicolo fermo. Vero. Vero. Abbiamo già finito le domande? Abbiamo già finito le domande. Porca, non ho più domande. Niente, perché sono già le 19.58, non inizio l'altro argomento, perché tanto non ce la facciamo iniziare un altro argomento, e quindi... Vediamo a fare, aspetta, vediamo, sto andando indietro, ma tanto l'ho già fatto, no, non più la domanda. Niente, ci vediamo domani, ragazzi. Senti, Beppe, ti volevo chiedere una cosa che ieri sera poi ho perso la linea. Ma allora, mia figlia dovrebbe, ha la patente B, normale. Scusa per attimo, aspetta, saluto solo i ragazzi, se non stanno qui e li teniamo per niente. Sì. Ok, ciao. A domani, ciao, buona serata. Chiudetemi la porta. Buona serata. Okay. Ciao Beppe. Ciao ragazzi, chi vuole andare via può andare, perché Anna mi deve chiedere qualche cosa. Okay. Dimmi Anna. Allora, ascolta, mia figlia ha la patente B e vuole prendere, adesso lei guida un 125 che con la patente B lo può guidare. Cioè, certo. Ecco, vuole prendere un 150. Cosa deve fare? Deve fare l'esame per la patente A2. A2 però, cosa sai che tu l'altra volta avevi detto che si facevano solamente le guide adesso? Come funziona? Però non è ancora stato ufficializzato, perché adesso ci sono le elezioni, non è ancora stato... Ah, ecco, quindi deve proprio fare. Okay. Per adesso sì, possiamo aspettare dopo le elezioni. Vedere un attimino. Ma tieni conto, se ha urgenza, tieni conto, se si è fatto il governo e tutto, minimo passerà 4-5 mesi. Se ha urgenza, deve fare l'esame. La patente A? Ma in ogni caso, attenzione, lei c'è solo la patente B, non ha la patente A1. Quindi la patente B puoi guidare le moto, ma solamente in Italia. Quindi non è equiparata a una patente per le moto. Quindi se tu hai la patente B può guidare un 150. 125. No. 125. Appunto, 125 non mi va in autostrada, capisci? Non ti va in autostrada. Però anche in ogni caso, se passerà la nuova legge, lei non ha la patente A1 per poter avere la possibilità di prendere la 2 senza fare esame. Quindi in ogni caso lei deve fare esame. Ho capito, deve fare proprio il corso. Sì. Va bene, ok, glielo dico, perché lei mi ha detto guarda che forse non devo non fare, deve fare attenzione, non deve fare esame di teoria, perché l'esame di teoria è compreso, deve fare solo l'esame di guida. Ok, solo l'esame di guida, perfetto. Ok, va bene, poi glielo dico così, perché vuole prendere un 150, certo. Adesso che lo trovo in occasione. Allora metto, provo un pochettino a chiedere, così sappiamo più o meno il costo della patente questa guida per le moto. E siamo sui 300 euro. Perfetto, va bene. Poi dipende dalle guide che deve fare. Ma lei già guida il motorino. Allora ne deve fare poche. Dai. Sì, certo. Va bene, grazie Beppe. Ok, a domani. Okay. Ciao, a domani. Buona serata, ciao. Anche a te. Bene.